E ciao a tutti ragazzi, rieccoci insieme per un nuovo video di sbustamento di carte Pokémon. Allora, quest'oggi abbiamo i famosissimi, ormai ricercatissimi, pacchetti del McDonald's. McDonald's americano, vengono dagli Stati Uniti. Qui abbiamo ben 20 pacchetti con tutti, credo, tutti gli artwork che ci sono, come potete vedere. Ci andiamo ad aprire queste bustine che contengono 4 carte, un set dove ci sono gli starter, praticamente tutti gli starter di varie generazioni, in particolare da Bulbasaur, Squirtle e Charmander in avanti, con l'aggiunta di Pikachu, e un set, se non sbaglio, da 25 carte con le rispettive holo. La più ricercata è quella, ovviamente, del buon Pikachu. E adesso ci andiamo ad aprire, ci andiamo un po' a vedere come sono, ci andiamo a vedere un po' tutto, vai. Cominciamo subito col primo. Ecco qua. Vediamo cosa abbiamo qui. Qui abbiamo la nostra bella bustina, come potete vedere. Poi qua cosa c'è? Qui abbiamo... Abbiamo uno, che è sto coso? Ah, credo una specie di portamazzo, portacarte, qualcosa del genere. Qui abbiamo forse il coperchio di quella baggianata lì. Vedete, in occasione del 25 di anniversario, ci sono infatti le due lettere 25. Qui dentro ci sono dei vari giochini, le varie menatine, perché è pensato più che altro per i bambini, non certo per noi adulti. Ma noi, visto il cartone, non ci interessa. Quello che ci interessa sono queste. Allora, io apro un'altra bustina, me ne metto già qua, giusto per averne magari qualcuna. Ecco qua, così le tiriamo fuori e ce le apriamo tutte insieme. Ripeto, sono 20 bustine, vediamo un po' che cosa andiamo a trovare. Le holo sono quelle più, chiaramente, le più ricercate, come un po' sono un po' dappertutto. Oltre a Pikachu è molto ricercata anche le holo dei tre starter che vediamo qui nelle bustine, quindi Squirtle, Charmander e Bulbasaur. Ci sono anche gli altri, c'è Oshawott, adesso non mi ricordo, Fennekin mi sembra, Cicorita, tutti quei starter delle primissime generazioni, ecco. C'è anche tutto Dile. Adesso ci apriamo tutte le nostre belle buste con un bel po' di cartone. Belli anche questi pacchetti, questi contenitori per le bustine. Ok, qui dentro cosa abbiamo di diverso? Oh, poi c'è un bel portacarte, guardate che bellino. Per inserire la carta, questo lo teniamo. Allora, bando alle ciance. Benissimo, mettiamoci di qua. Allora, cominciamo subito ad aprire questi pacchetti. Allora, sono di carta, non sono di quelli plastificati tipici, classici che troviamo nelle espansioni normali. Questa è una specie di carta plastificata. Allora, se non sbaglio, c'è un trick da fare, che è questo, giusto. Allora, cominciamo, vediamo un po'. Allora, abbiamo Snivy, Popplio, Torchic, e la primissima holo è un Mudkip. Vedete? Poi tutte le carte hanno il simbolino di 25esimo anniversario. Comunque, prima holo, eccolo qua, Mudkip, chiamalo lì. Proseguiamo. Allora, visto che si possono aprire, facciamo così. Vedete qua? No, così non è il modo migliore, ne troveremo un altro. E si fa così, ok. Oh, abbiamo un bel trico. Squirtle, bello, Squirtle. Oshawott,
e Soble. Vedete anche l'olografia come si prolunga anche per tutta la carta, guardate che bella, molto bella. Sono anche carte schiettamente stampate, come dicevo sono 25 carte normali e holo. Allora facciamo così, va, questo così ci spieghiamo prima. Allora, Bulbasaur, Poplio, Oshawott e Sneevee. Avanti. Abbiamo 20 bustine, quindi abbiamo un pochino da aprire. Allora, qui abbiamo Piplup, Chespin, Woodkip e la holo è... Oh, il nostro Charmander! Molto bene. Quella holo invece non è come l'altra che scende sulla carta ma rimane qua. Oh, il bel Charmander, mettiamolo lì. Provare già tutte le holo dei tre starter sarebbe già un bel colpo. Oh, eccolo qua, Pikachu, vedete? Pikachu, Pepig, Rowlet e la holo è un Turtwig. Per adesso siamo abbastanza fortunati, sono tutte diverse una dall'altra. Le holo. Proseguiamo velocemente. Abbiamo Piplup, Squirtle, Totodile e Trico. Vedete come invece in queste qua l'olografia scende sulla carta, invece questa di Charmander no. Allora, andiamo qua. Qui abbiamo Grookey, Fennekin, Oshawott e un altro Turtwig. Però ho appena finito di dire che non c'erano doppie nelle holo, invece subito l'ho chiamata. Altra bustina, altro giro. Andiamo un po' qua. Allora, abbiamo Charmander, bene. Cyndaquil, Torchic e quindi questa sarà un Soble. Si arriva solo doppie, visto? Che culo. Proseguiamo. Allora, Charmander, Tepig, Litten e un Rowlet. Mettiamolo lì. Andiamo avanti. Queste bustine sono belle chiuse. Qui abbiamo Froakie, Squirtle, Scorbunny e un altro Froakie. Ok, allora. Vediamo qui cosa abbiamo invece. Qui abbiamo Trico, Soble, Litten, Poplio. Ok, qua vediamo un po' cosa abbiamo qua. Grookey, Chespin, Rowlet e un altro Poplio. Fortunatamente in queste nuove carte dei set di McDonald's hanno pensato bene finalmente di dargli un po' di protezione, non buttarla dentro l'Happy Meal come facevano prima, dove trovare una carta poi decente era praticamente impossibile. Sneevee, Cyndaquil, Totodile e Woodkip. E ancora più poche bustine.
pochino qua. Allora, abbiamo Grookey, abbiamo Fennekin, Turtwig e Poplio. Poplio abbiamo in abbondanza. Ok, così, perfetto. Rico, Cicorita, Litten, Sobble. E si continua. Bulbasaur, Cyndaquil, Scorbunny, Sneevee. Ultime 4 bustine, anzi 3 perché questa la sto aprendo. Oddio. Cosa abbiamo qui? Qua abbiamo Bulbasaur, Cicorita, Turtwig, un altro Sneevee. Vediamo se riusciamo almeno a trovare almeno un Pikachu. Almeno Froakie, Tepig, Mudkip e Bulbasaur. Molto bene, molto bene. A questo punto sarebbe già bello trovare Squirtle per fare il trio. Sarebbe già bello trovare Squirtle. Abbiamo Sneevee, abbiamo Sobble, Scorbunny e Torchic. Ultimissima bustina. Vediamo un po' che cosa riusciamo a recuperare da qua. Abbiamo Sneevee, Poplio, Litten e Trico. Beh, non male, ma nemmeno benissimo. Abbiamo il Bulba e poi abbiamo tutte queste Poplio a volontà, il Charmander, molto bene, e poi via via tutte le altre sono quasi sempre le stesse. Vabbè, grazie per avermi guardato ragazzi, ricordatevi di attivare la campanella per le successive notifiche e ci vediamo presto, ciao!